Da Piazza Plebiscito a Castel di Sangro, la statua che vuole ricordare il gesto del primo campione del ciclismo italiano, Costante Girardengo, è stata trasportata a Rocca Pia, a 100 anni esatti dal Giro d'Italia del 1921, dove il campione, dopo aver vinto le prime 4 tappe non in buone condizioni di salute, contrariamente a quando gli veniva intimato dalla sua squadra e dagli organizzatori, decise di ritirarsi dalla competizione, anteponendo l'uomo allo sportivo. Sul piano dei 5 miglia sono aumentati e non ero più in condizione di andare avanti. Allora mi sono messo sul bordo della strada per andarmene a casa. Allora il povero Colombo, l'organizzatore del giro, mi rovini il giro, fai il piacere, vai avanti. Io quando ho visto queste cose ho fatto una croce e ho detto di qui non mi muovo. Girardengo, dopo aver superato la salita di Rocca Pia sullo sterrato dell'antica Napoleonica, scese dalla sua bicicletta, tracciò una X a terra e sulle cime delle montagne dell'Appennino disse: di qui non mi muovo più. Un grande campione, ma soprattutto un grande uomo, in una situazione bellissima come quella di Rocca Pia, che valorizza le aree interne, valorizza uno spettacolo naturalistico genuino, unico, che soltanto l'Abruzzo interno può fornire. Il ringraziamento va al Panathlon, a Luigi La Civita e al Panathlon nel suo insieme, per aver ricordato questo tipo di evento che può essere da monito importante soprattutto per le giovani generazioni. 100 anni sono un bellissimo compleanno, celebriamo questo primo campionissimo, Costante Girardengo, che su queste montagne fece un gesto eccezionale. L'uomo, prima del campione, fece capire ai suoi compagni di allora, ai giovani di oggi, che questo è lo stile giusto per uno sportivo. Posizionare un monumento, per qualsiasi cosa voglia essere, è sempre una cosa che succede ogni 30-40 anni. In questo caso la bellezza sta nella polvere, secondo me. Questa polvere della Maiella che si è depositata centinaia di milioni di anni fa e noi che lo siamo andati a spolverare con la scultura, ma la stessa polvere della Napoleonica che Girardengo 100 anni fa aveva toccato con il suo gesto. È una giornata memorabile per tutti noi di Rocca Pia, è un orgoglio comunque, siamo entusiasti di ospitare la statua di uno dei più grandi campioni del ciclismo di tutti i tempi. È una statua che sicuramente ha un particolare valore artistico, ma anche rispecchia le gesta di un grande ciclista, ma anche di un grande uomo. Un consiglio comunale straordinario a Rocca Pia per celebrare la posa del monumento, che successivamente verrà definitivamente posto nei pressi della chiesetta della Madonna delle Grazie, luogo incantevole e ricco di storia, segmento ancora intatto dell'antica Napoleonica.